che abbia fatto un passo indietro rispetto alla prestazione di domenica, e quindi questa è la cosa negativa più di altro, insomma. Io lavoro, quindi non quando uno dà il massimo è sempre con rispetto per tutte le cose che ci sono intorno al Trapani, ai dirigenti, ai giocatori, pensa solo a lavorare. Questa è una cosa che intanto preme dire. È chiaro che sono responsabile di un momento così difficile. Continuate la domanda. Cosa secondo il suo parere non sta funzionando? In questa oggi è stata una partita brutta, quindi oggi abbiamo fatto un passo indietro, l'ho detto, però nelle altre volte si commenta sempre, una volta il centrocampo, una volta si commenta la difesa, una volta si commenta il gioco, una volta si commenta, però non si commenta mai, non si commentava mai. Infatti questa squadra faceva 3-4 occasioni gol clamorose e non riusciva a fare gol, no? E quindi come responsabile sono responsabile anche di questo, però cosa non funziona? Oggi ha funzionato la prestazione, questo è quanto. Il primo tempo abbiamo avuto un'occasione gol, non siamo riusciti a fare gol. Loro comunque hanno avuto un buon predominio e nel secondo tempo hanno fatto gol, poi noi non siamo riusciti a pareggiarlo, anche se abbiamo avuto un'occasione, ma è frutto anche di idee personali dei ragazzi, della prestazione dei ragazzi, del singolo, della giocata. Serviva anche questo, a volte serve anche questo. Purtroppo non riusciamo a fare gol in questo periodo. Ma Scandariato dice delle cose giuste quando dice che devi chiedere scusa ai tifosi, e lo faccio senza problemi, perché è la verità di una prestazione così. Ma se uno dà tutto il 100% non è responsabile, è chiaro, dei risultati, ma il rispetto verso questa gente è a prescindere da questo risultato, anche se avessi vinto 10 partite consecutive, il rispetto rimane. Quindi poi il resto, passarsi la mano sulla coscienza, ma io la coscienza al di là dei risultati ce l'ho pulita, quindi qualsiasi cosa succeda io ne prenderò atto, ma senza, come dire, da uomo di calcio, è inutile che la gente parla, insomma, è troppo facile da fuori. Io ho la coscienza pulita, poi il resto viene da sé. Solo dire, sì, posso solo concludere dicendo che abbiamo dato sempre il massimo, ma non soltanto io, perché per me è chiaro che io parlo per me, ma io vedo anche nei ragazzi gli occhi, veramente oggi sono veramente, sono entrato nello spogliatoio, ho trovato uno spogliatoio triste, questo mi dà fastidio. L'unica cosa che ho detto ai ragazzi oggi è stato che ci sono ancora 30 partite, tranne il Trapani rimane per 30 partite e per altri 100 anni, quindi loro devono stare compatti, devono essere uno per giocare uno per l'altro, e questa è la cosa più importante per rispetto di loro stessi, e della dirigenza e dei tifosi. La partita, quindi si può anche dire a questi tifosi del Trapani che sono preoccupati che il Trapani è venuto a Cittanova a giocarsela, poi ci sta nel calcio perdere, ma il Cittanova ha i suoi meriti, però non per difendere il mister. No, io piacere di vedere per la prima volta, però c'è da dire anche questo, le squadre di campo erano due. Certo, no, ma il Cittanova ha fatto una partita importante, una partita gagliarda, una partita con idee, ma noi lo sapevamo che Cittanova era questa squadra, quindi non è il mister, lo conosco, quindi so come lavora, quindi merito per Cittanova, ma è un discorso che va da un po' di tempo, quindi noi abbiamo fatto delle ottime partite e sono state poco considerate perché il risultato non ci è venuto a nostro favore. Oggi abbiamo fatto una partita brutta noi, per merito anche di Cittanova, soprattutto di Cittanova. Noi forse non eravamo pronti sulle seconde palle, qualche contrasto abbiamo perso di troppo, ma Cittanova ha fatto la sua onesta partita, guarda partita, ha meritato di vincere. Noi possiamo dire soltanto che abbiamo avuto un'occasione al primo tempo su quell'occasione di Musso e un'occasione alla fine per pareggiare. Poi questi sono i numeri sono questi, e la prestazione nostra rimane in colore, la prestazione di Cittanova rimane buona, però il nostro è un concetto che viene un po' da più tempo, quindi volevo tranquillizzare un po'. No, ma non hanno bisogno di essere tranquillizzati, io la capisco, io grazie a lei per la domanda.